Ciao a tutti dall'avvocato Boschetti. Oggi vi spiego perché può essere decisivo fare ricorso al TAR del Lazio per chi attende la cittadinanza italiana da tanto tempo. Si rivolgono ogni giorno a noi stranieri che hanno presentato la domanda di cittadinanza italiana e attendono un provvedimento. Diverse volte questa attesa dura da più dei 730 giorni previsti dalla legge. Innanzitutto, noi dobbiamo vedere che la persona che ci contatta abbia tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio della cittadinanza italiana. E li conosciamo bene: sono la residenza legale ininterrotta per almeno 10 anni o il diverso periodo previsto dalla legge. La titolarità di redditi sufficienti a far sì che egli non sia un onere a carico dello Stato e l'assenza di problemi penali, nonché con la polizia, sia nel suo paese di origine che in Italia. Se la persona che ci contatta è a posto sotto tutti questi profili e aspetta la cittadinanza da più di 2 anni, il mio consiglio è assolutamente quello di presentare ricorso al TAR Lazio. Ricorso al TAR Lazio è decisivo e riduce notevolmente i tempi di attesa della cittadinanza per due semplici motivi. Innanzitutto perché il ricorso al TAR è l'unico rimedio previsto dalla legge che tutela il privato dall'inadempimento della pubblica amministrazione, cioè si tratta di fare un'azione contro il silenzio inadempimento. Quindi, mentre alla singola diffida il Ministero dell'Interno vorrebbe anche non rispondere perché non c'è una norma di legge che prevede l'obbligo di rispondere a un atto stragiudiziale inviato tramite PEC, con il ricorso al TAR le cose vanno diversamente. Il ricorso obbliga il Ministero dell'Interno a prendere la pratica e a inserirla tra quelle prioritarie, quelle che devono essere decise il prima possibile. Perché? Perché è interesse di tutti che la pratica venga chiusa prima dell'udienza. Se infatti si arriva all'udienza con la pratica ancora aperta, il Ministero dell'Interno e quindi lo Stato rischia una condanna al pagamento delle spese processuali e ne risponderebbero anche le persone fisiche, cioè i funzionari e soprattutto il responsabile del procedimento, di quel procedimento che è andato a finire davanti al TAR e che non è stato concluso prima dell'udienza, perché se la pratica viene conclusa prima dell'udienza, il TAR compensa le spese. Questo vuol dire che la pubblica amministrazione, quindi lo Stato, non è obbligato a corrispondere le spese processuali allo straniero che ha agito per ottenere la cittadinanza italiana. Se invece non viene decisa la pratica prima dell'udienza, il rischio è quello che lo Stato venga condannato a pagare le spese processuali allo straniero. E quindi abbiamo detto, oltre al danno erariale delle casse pubbliche, c'è anche il danno del funzionario responsabile del procedimento, perché del dirigente anche dell'unità organizzativa, che di fatto sarebbero obbligati a rispondere poi di questo danno erariale. Quindi, detto in poche parole, possiamo dire che quando ci sono tutti i requisiti affinché lo straniero ottenga la cittadinanza, il ricorso al TAR è il rimedio migliore per abbattere i tempi di attesa della cittadinanza e quindi ottenere ciò che lo straniero ha atteso da tantissimo tempo. Un saluto a tutti e al prossimo video.